Messaggio della Beata Vergine Maria a JV. Visione. Vedo la Beata Vergine che porta il bambino Gesù con il braccio sinistro e sotto, ai piedi del bambino Gesù, in verticale, si è formata una croce di fiori, con piccoli fiori bianchi, e la nostra Santissima Madre ci dice: Figlioli, state iniziando il nuovo anno, un anno nuovo che promette molti cambiamenti. Per alcuni di voi saranno benefici, per altri saranno fatali. Da una parte molta distruzione, ma dall'altra un rinnovamento spirituale di cui avete tanto bisogno, piccoli miei. Avete sprecato molte grazie e benedizioni che vi sono state date in passato. Non avete approfittato di ciò che vi è stato dato per la vostra crescita spirituale. Vedete come vengo a presentarvi il mio piccolo figlio, piccolo, innocente, ma che già presenta il suo futuro, dove vedete la croce ai suoi piedi. Una croce di fiori, fiori bianchi, che rappresentano la salvezza di tutti coloro lingue che vogliono rispondere alla sua chiamata. Quanto dolore mi causano molti di voi, miei piccoli. Prima di tutto, per il dolore che causerete al mio piccolo figlio, il vostro Dio, il vostro Signore, il vostro Salvatore, perché viene a dare se stesso per voi. Egli è sceso dal cielo per ripristinare tutto ciò che Satana ha distrutto, e principalmente la vostra anima. La vostra anima che è così preziosa agli occhi di Dio, nostro Padre, e voi, non avendo cura di quel grande dono, di quel tesoro che vi è stato dato, prima di tutto, affinché possiate crescere nella vita spirituale e anche, affinché possiate salvare molte altre anime. Aiutandole nella loro salvezza, non avete fatto molto per cercare di proteggere la vostra anima e farla crescere con tutta la conoscenza divina che mio figlio è venuto a darvi. Tra qualche tempo, conoscerete questo grande dono, che vi è venuto dal cielo, e vi renderete conto di tutto quello che avete sprecato, di tutto quello che avreste potuto prendere per raggiungere la vostra santità di vita e così tornare facilmente nel regno dei cieli, ricevendo grandi doni dal nostro Dio. Certamente arriveranno eventi gravi, ma non è questo che vi deve spaventare, miei piccoli, perché si tratta di eventi fisici. Ciò che vi deve spaventare è il chi li sta causando e ciò che rischiate di perdere se non vi preparate. Satana è colui che sta causando e causerà tutte le grandi catastrofi che stanno arrivando e che arriveranno, anche peggiori, ma dietro di esse, colui che vorrà prendere il posto di mio figlio. L'anticristo cercherà di piegarvi, di farvi credere alle sue bugie, al suo male, ai suoi errori, ma in modo così manipolato. Anche la Bibbia richiama la vostra attenzione e vi invita a stare attenti, perché dice che se non siete protetti e preparati spiritualmente, potreste cadere, perché le sue bugie potrebbero essere così ben manipolate da lui, che anche coloro che sono giusti, che hanno cercato di mantenersi nel bene e nella bontà del nostro Dio, potrebbero cadere. Vi avverto di nuovo, miei piccoli, e vi è stato preannunciato che colui che prenderà il posto di mio figlio in questi tempi, sarà un imitatore di tutto ciò che mio figlio vi ha dato. Sarà così convincente che tutti voi potreste cadere nelle sue bugie. Solo vivendo in uno stato di grazia e grazie al mio sposo, lo Spirito Santo, che vi dà tutta la protezione spirituale per la vostra anima, potete difendervi, riconoscendo in anticipo come venite ingannati. Non combatterete con un personaggio del vostro livello. Miei piccoli, vi è stato detto che ha un potere distruttivo molto grande, sia contro il vostro corpo e tutto ciò che è stato creato intorno a voi, sia per lo spirituale, come la vostra anima. Per questo dovete prepararvi con molta preghiera, vivendo in stato di grazia con tutto quello che potete, miei piccoli, vivendo nella bontà, vivendo nell'aiuto spirituale ai vostri fratelli, proteggendovi con letture che vi facciano avanzare nella spiritualità. Ma soprattutto rivolgendovi a me, miei piccoli. Vi ho già detto più volte che sarò davanti a tutti voi che lottate per la restaurazione del regno di nostro Padre Dio.
Mi prenderò cura delle vostre anime, del vostro essere, perché la forza di Satana è troppo grande contro di voi e non sarete in grado di resistere alla distruzione se non sarete aiutati dal cielo. Vi ho detto che questi sono i miei tempi, già annunciati fin dalla Genesi, ed eccoci già qui, nell'Apocalisse, dove si annuncia che io, la donna vestita di sole, con la luna sotto i miei piedi, vi proteggerò e custodirò contro gli attacchi del drago. Non dovete gettare tutto questo, miei piccoli, nella pattumiera, perché con esso gettereste anche il vostro corpo e la vostra anima nella stessa pattumiera, perché se non avete la protezione divina perirete, e se non volete capire questo, a causa della vostra arroganza o stoltezza, perirete. Vi benedico, miei piccoli, qui, con mio figlio, essendo intercessore e mediatore di tutte le grazie che potete ricevere dal cielo. Vi darò queste grazie celesti quando le chiederete e quando vedrò che ne avrete bisogno. Non dubitate della mia protezione, sarò con voi nella lotta. Vi amo, miei piccoli, vi amo, non arrendetevi, anche se vedete praticamente tutto distrutto. Che nella vostra anima ci sia sempre un grande desiderio di servire il nostro Dio e Signore, come vi ha dato esempio mio figlio che, anche quando era sulla croce, ha continuato a pregare per voi. Intercedendo presso suo Padre, il vostro Dio, per la vostra salvezza. Vi amo, miei piccoli. Grazie per essere con me, grazie per il vostro amore per mio figlio. Amen. Grazie per l'ascolto. Se il video ti è piaciuto, metti un like e iscriviti al canale.